l'originalità nella storia dei manga. Ultimamente le trame di shoujo, shonen e seinen sembrano essere tutte uguali. Anche gli utenti se ne sono accorti. Abbiamo chiesto agli editori quanto conta l'originalità in un manga per poter essere pubblicato. È molto importante, tuttavia non è neanche fondamentale. L'importante è che la storia ci sia e che sia fatta bene, insomma. Può contare come non contare. Ma allora, che dire, l'originalità conta, ma non è tutto. E ancora, queste storie ripetitive sono solo una nostra immaginazione o è anche quella degli editori? Lo sentiamo sicuramente anche noi, a volte infatti non è facilissimo scegliere. Ma io penso una cosa, che ci sono sempre state e ci sono ancora delle perle nel mercato giapponese. Ah sì, ci sono un sacco di cloni in buona sostanza e questo rende naturalmente più difficile anche proporre dei manga molto validi al pubblico italiano. È metà vero, metà falso, se circoscriviamo l'affermazione unicamente a un certo genere e magari anche certe riviste. È indubbiamente vero che gli editor delle riviste tendono a dare una impronta molto forte ai manga che in queste riviste vengono pubblicati. Secondo voi, le idee originali dei mainstream possono considerarsi concluse e finite? È finito il tempo dei grandi autori? Non credo che siano finiti i tempi dei grandi autori. Non è che c'è che il Novecento è stato il secolo dei grandi autori e il 2000, il XXI secolo, non lo sarà. Credo semplicemente che ci siano periodi più poveri e periodi più ricchi di idee. Non sono affatto finiti questi cliché. Quando i manga di qualità funzionano. Cioè, quando i manga sono di qualità, funzionano e non c'è niente da dire. Secondo te, quanto è importante l'originalità della storia per comprare un manga? Mi potresti citare dei manga che secondo te sono originali e ti sono piaciuti? Lascia i tuoi commenti qui sotto. Per questa puntata è tutto da Ryuichi e Yuki da nanoda.com. Possono Secondo voi le leggi o sola dall'inizio?